Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se c'è una cosa che mi dà fastidio del pre-campionato è che spesso i giornali, e non solo, anche poi i tifosi a ruota, si soffermano sulle prestazioni dei singoli, dando a quelle prestazioni di fatto la risposta sul andrà bene o andrà male quel giocatore della stagione. Il pre-campionato spesso, non dico sempre, spesso, molte volte, è fasullo, cioè dà delle indicazioni sbagliate, come per dire abbiamo fatto tre amichevoli, Chivas, il Barcellona e il Real Madrid. Non vuol dire che vinceremo, pareggeremo e perderemo contro quelle tre squadre dovessimo riproporre questi scontri fra 3-4 mesi, perché il precampionato vede squadre affrontarsi su livelli di preparazione diversi, su momenti diversi della preparazione, su carichi diversi e su spostamenti diversi, che può influenzare anche lo stesso precampionato e chiaramente la stessa preparazione e gli esiti delle amichevoli, che restano comunque amichevoli e come tali vengono affrontate dai calciatori con massimo impegno, ma non con quello che è l'impegno che ci si aspetta dalle parti ufficiali. Perché dico questo? Perché poi spesso i giornali tifosi si soffermano sulle prestazioni, sì che siano esaltanti o meno, dei singoli dicendo ecco, vedi, sapevo io. Uno degli, chiaramente degli indiziati è il buon Vlahovic. Perché? Perché Vlahovic è un giocatore che per un motivo o per l'altro, per essere il fulcro dell'attacco juventino, un giocatore pagato e strapagato, è sempre sotto la luce dei riflettori. E Vlahovic è stato criticato perché le prestazioni, tra l'altro non è che ha giocato tantissimo, ha giocato di fatto poco più di due tempi, sono state criticate perché Vlahovic non è in forma, dubbi su Vlahovic, non fa gol, quindi i giornali che fanno ritaglini di giornale per parlare di niente, di fuffa, di Vlahovic che ha fatto male, ebbene sì, Vlahovic ha fatto male perché è un giocatore di dimensioni enormi. Quindi ha bisogno di preparazione. Ricordiamo che a fine stagione è arrivato a fine stagione con una pubalgia, quindi i problemi che ti porti avanti e che ha recuperato anche quest'estate. È un giocatore utilizzato meno, appunto perché forse è in ritardo di condizione, ma non perché fisicamente, cioè esteticamente, sembra in ritardo di condizione, ma per ritardo inteso anche come appunto dal fatto di aver superato più o meno bene il discorso pubalgia, aver recuperato l'atletismo, insomma, del giocatore stesso. Insomma, un giocatore che non è che mi dà queste preoccupazioni perché ha fatto un precampionato così così, tra l'altro non giocando sempre, e di sicuro non vado a conteggiare i gol che ha fatto o non ha fatto in questo precampionato, dicendo che quei gol saranno di fatto la media che poi avrà dopo. Il fatto che questa cosa qua si dica non vuol dire che poi nel caso in cui dovesse far male, allora ecco, ve l'avevo detto. No, il precampionato e la forma fisica che ha in questo momento non è paragonabile a quelli che potrebbero essere dei momenti no che avrà dopo, eventualmente se li avrà, che sono spiegabili per altre motivazioni, non con la motivazione, ma il precampionato ha fatto questo. Poi magari fa benissimo e si va invece a confermare come il precampionato sia una fascia di campionato, quindi precampionato, che non dice nulla su quello che sarà l'esito, le prestazioni sia della squadra che dei singoli. Quindi tutto questo parlare e dubitare di Vlahovic credo che sia solo pretestuoso per cercare da parte di chi ne parla di gonfiare e scrivere perché non ha altro di cui parlare e del precampionato, onestamente parlando, al netto del calciomercato, di qualche accorgimento tattico è noioso, è giusto per riempire quella, e chiaramente si fa leva sui giocatori più importanti perché quelli che fanno più discutere. Dovessimo però fare una critica a Vlahovic, perché poi è anche giusto coccolarmi, ma neanche troppo, è una cosa che da qui prendo spunto. In un live che sta facendo Nino si parlava di Vlahovic e condividevamo questa informazione del fatto che Vlahovic, anche lo scorso anno, al di là del e anche nel precampionato, è tendenzialmente molto nervoso e gestisce male, non ha una grande capacità di gestire bene la rabbia. È un difetto che va al di là dell'atleticità, del senso del gol, eccetera, eccetera, un discorso prettamente caratteriale della persona stessa, Vlahovic. Spesso si parla in modo positivo di cattiveria agonistica, ma diciamo che quando si parla di gestione della rabbia di un calciatore, la differenza tra gestirla male e gestirla bene, quindi tramutare questa rabbia in cattiveria agonistica, quindi in senso positivo, o trasformarla in esplodo, mi lamento sempre, non ci capisco più un cavolo. La differenza è veramente molto molto sottile, si rischia proprio di sbilanciarsi e andare da una parte e dall'altra. È un discorso legato all'età, un discorso anche legato all'indole stessa del calciatore che chiaramente è più predisposto a arrabbiarsi sempre, incazzarsi sempre. Tendenzialmente Vlahovic si incazza sempre. Io posso bene a pensare alla stessa partita di Villarperosa, c'è un ritaglino di video in cui si incazza con l'arbitro per una decisione. Ecco, però è un amichevole, tra l'altro in famiglia, che è ancora meno di amichevole, e lui si incazza comunque. Quella non è, dal mio punto di vista, da essere vista come cattiveria agonistica, perché la cattiveria agonistica è quella rabbia, quella cattiveria, che ti porta a fare meglio rispetto a quando non ce l'hai.
È un po' quella che serve a persone anche come me, che io spesso quando giocavo a calcio, se mi incazzavo riuscivo a far meglio di quello che non ho fatto incazzandomi, e quindi nel mio caso arrabbiarmi per qualcosa che è successo, un motibecco, era la causa scatenante di una mia prestazione, parlo chiaramente di un calcetto tra amici, di una buona prestazione, e riuscivo a fare i gol appunto perché mi arrabbiavo. Se però anch'io qualche volta accumulavo troppa rabbia e poi magari puntavo sempre sul giocatore per non dico fargli male, ma perché mi aveva fatto incazzare, ecco che la rabbia diventava negativa, perché poi quella rabbia va a tramutarsi in adesso il mio obiettivo non è far gol, ma è spezzare una gamba. Io sono anche questo, ma non fate, don't try this at home, come si dice nel wrestling, però di fatto il concetto che voglio esprimere è questo, il difetto di Vlahovic per l'età o forse per l'indole caratteriale è quello di non sapere ancora benissimo gestire rabbia, che può essere un problema e per me adesso non è un problema, ma è un punto, un difetto, un punto di debolezza, ma sul quale può lavorarci, perché è vero che ha fatto vedere anche la scorsa stagione che la cattiveria agonistica sa trasformarla in esplosività e gol. Però devi stare attento che ogni tanto un pochino di cattiveria in meno potrebbe giovargli di più. Chiudiamo il discorso a Vlahovic e buon campionato a noi e a loro, e a lui soprattutto. Come sempre, forza Juve, qui sotto i commenti e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.